Abbiamo qui con noi Mario Andreose, Gaetano Armao, Raffaele Bonsignore, Cappello del Giudice, Mauri, Moles Passarelli Sarti, Zammataro e presenta Viviana Mazza. Grazie, buongiorno. Oggi parliamo di cultura e di libro, di filiera del libro, ma anche di gusto della lettura. E abbiamo un panel stellare che infatti non siamo riusciti a mettere tutto sul palco e ci sono degli ospiti importanti che chiuderanno questo incontro. Ma vorrei subito, ho già detto ai nostri ospiti, avete veramente solo 5 minuti ciascuno purtroppo per dare spazio a tutti. Noi parliamo di sostegno e di investimento al libro e alla lettura e vorrei partire chiedendo a Paola Passarelli, che è direttore generale delle biblioteche e si occupa di diritto d'autore al Ministero della Cultura, di raccontarci in questi 2 anni, in questo periodo di pandemia, qual è lo stato di salute della filiera, come voi avete cercato di aiutare e qual è appunto il risultato con interventi ordinari ma anche straordinari. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto sono molto contenta di essere qui, quindi ringrazio per l'invito. È evidente che il mondo del libro, come tutti gli altri settori, è stato colpito enormemente, no? dalla pandemia. Quello che però è stato riscontrato è che il mondo della cultura, e quindi in particolare il mondo del libro, a differenza degli altri settori, è un settore che, a parte che chiaramente per l'intervento governativo, quindi perché ci sono stati molteplici finanziamenti ad appannaggio di questa realtà, però è proprio la cittadinanza che dinanzi a uno smarrimento, perché chiaramente la pandemia ha stravolto la quotidianità e l'interiorità soggettive delle persone, le persone si sono rifugiate anche nei libri. Quindi è un settore che, a differenza degli altri, ha avuto sicuramente dei pregiudizi, però anche degli aspetti poi favorevoli, quando siamo andati a constatare che cosa era successo, sia per quanto riguarda il numero di libri venduti, sia chiaramente per quanto riguarda i fatturati. Dal punto di vista governativo, siamo intervenuti con una moltitudine di interventi. Alcuni erano interventi già esistenti, quindi i cosiddetti interventi ordinari, altri invece chiaramente sono stati di carattere straordinario, in quanto abbiamo fatto ricorso alle cosiddette risorse Covid, o comunque le risorse che sono state allocate dal governo, insomma, per sostenere i vari settori. Quindi so che il tempo è tiranno, però ritengo che alcuni dati finanziari devono essere rappresentati, perché in questo caso quello che ho constatato è che rispetto all'apporto finanziario che è stato immesso nel mercato, ci sono stati invece effetti moltiplicativi, cioè superiori, perché avendo attuato una politica trasversale, quindi ad appannaggio di tutti gli interlocutori, di tutti gli operatori della filiera, chiaramente il beneficio raggiunto è superiore rispetto all'apporto finanziario. Quindi, solo per citare qualcuno, quindi come intervento di carattere ordinario, dobbiamo pensare per esempio al tax credit, dove da finanziamenti, siamo partiti con un finanziamento pari a 5 milioni di euro, adesso siamo a 18 milioni di euro ed è un finanziamento a regime. Quindi l'incremento finanziario si è verificato facendo ricorso inizialmente alle risorse Covid, dopodiché abbiamo attuato una misura
Questa misura è diventata strutturale, quindi vuol dire che è un finanziamento che sui nostri capitoli finanziari è un finanziamento a regime. Oppure Carta della Cultura, quindi dove in realtà Carta della Cultura sarà una carta, tutti sicuramente conosciamo l'app 18 che è ad appannaggio dei diciottenni, Carta della Cultura invece è una misura che viene data alle famiglie di 100 euro che possono essere spese nel mercato chiaramente dei libri. Anche 18 app dal punto di vista finanziario ha avuto un forte incremento e mi piace ricordare che dei 220 milioni dedicati ad app 18, ben 80 milioni sono spesi nel mercato dei libri. Io devo interromperla, sì, un minuto se vuol, sì, concludere. Sì, sì, no. E poi una, solo uno, insomma, solo una mi lasci comunque rappresentarla perché ritengo che sia la misura che più ha funzionato e quella appunto una misura straordinaria che invece adesso non lo è più perché è diventata invece a regime, che sono i 30 milioni di euro che vengono dedicati alle biblioteche pubbliche, quindi attenzione, non statali, quindi provinciali, regionali, comunali, delle fondazioni, eccetera, eccetera, affinché esse comprino libri, quindi arricchiscono il proprio patrimonio bibliografico nelle librerie di prossimità. Quindi in realtà una visione molto locale, quindi una visione che va nella direzione di aiutare chiaramente anche i piccoli librai, perché forse non dimentichiamo che è vero abbiamo le catene, ma i piccoli librai sono dei servizi indispensabili perché sono i servizi di prossimità alla cittadinanza e quindi per me centri di cultura. Grazie. Quindi la dottoressa Passarelli fa un quadro che è quello di un settore libero che non è stato poi così danneggiato, ecco, dal Covid, in parte grazie anche all'immissione, diciamo, e ai denari immessi nel settore, però comunque con una crescita superiore anche a questa immissione. E vorrei chiedere ad Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il Libro e della Lettura di Roma, di analizzare dal suo punto di vista questa tipologia di interventi, cioè è la tipologia giusta, ma anche è una tipologia sufficiente di interventi o sono necessari interventi anche di altro genere per avere degli effetti di lunga durata nel settore? Intanto io mi unisco ai ringraziamenti ovviamente agli organizzatori, a tutti quanti voi e naturalmente l'esprimere un giudizio se sia giusto o meno un certo tipo di misura non compete a me farlo. Quello che posso dire è che dall'osservatorio del Centro per il Libro e la Lettura posso sicuramente fare un discorso che va a proseguire quello che stava facendo il direttore generale poco fa, e cioè il fatto che si è reso in questo frangente straordinario, si è reso necessario all'adottare tutta una serie di misure anche finanziarie, cioè di spesa a sostegno dell'intera filiera del libro, perché altrimenti una filiera come quella del libro probabilmente avrebbe subito un urto da questa ondata di crisi pandemica che l'avrebbe ridotta, diciamo così, ad una condizione di non poter proseguire al meglio delle sue possibilità il percorso sulla distribuzione del libro e quindi della lettura. Però proprio perché le misure prese, adottate giustamente, sono state misure straordinarie, ora io credo che bisognerebbe avere la forza, la capacità anche prospettica di guardare al futuro pensando di operare quello switch di cui parlavamo qualche giorno fa con il professor Armao e passare da un'idea della lettura del libro rubricata sotto la colonna della spesa a un'idea del libro, della lettura, della cultura in generale da rubricare sotto la colonna degli investimenti, perché si tratta di promuovere non tanto l'acquisto e quindi non tanto di intervenire più, come è stato fatto giustamente per fronteggiare l'emergenza,
di intervenire sulla capacità di acquisto delle persone. Oggi il passo successivo che ci chiede la crisi è quello di intervenire sulla stimolazione di un bisogno, cioè se la lettura, la cultura, l'approvvigionamento della notizia, della formazione, dell'informazione non diventa un bisogno, quindi se non creiamo le circostanze per cui le persone sentano, percepiscano la lettura come un bisogno, non arriveremo a quello che ci interessa, all'obiettivo finale, che è quello di produrre un aumento dei lettori, perché, e qui chiudo se devo rimanere nei tempi, purtroppo l'analisi dei dati ci porta a verificare questo, cioè è vero che c'è stato un incremento del fatturato, è vero che sono stati venduti più libri, ma non è vero che c'è stato un aumento dei lettori. Quindi se è verificato che quella piramide che già esisteva prima, per cui diciamo così, il lettore base è ridotto a pochissime unità di lettura durante l'anno, e il lettore forte che sta al vertice della piramide invece è diventato fortissimo perché ha acquistato più libri, noi dobbiamo fare l'operazione inversa, noi dobbiamo cercare di allargare di più la base dei lettori, appunto investendo nel bisogno della lettura, nel bisogno della cultura. Grazie, e grazie anche per essere stato nei tempi. E ha sollevato un punto interessantissimo che girerei subito a Fabio Del Giudice, direttore dell'Associazione Italiana Editori, cioè il punto è se il sostegno alla filiera e il sostegno alla lettura siano due facce della stessa medaglia, oppure possano essere anche a volte in contrapposizione o comunque aspetti diversi. Lei come la vede? Grazie innanzitutto. A proposito di sostegno alla filiera, mi piace ricordare, prima di rispondere alla sua domanda, che è allo studio presso il Ministero dei Beni Culturali un disegno di legge fortemente voluto dall'attuale Ministro proprio in favore del sostegno alla filiera. Il mondo editoriale sta affrontando un periodo di grosse trasformazioni e il Ministro, sulla idea che già esiste legata al cinema, sta proponendo e probabilmente presenterà presto, dottoressa Passarelli annuisce perché chiaramente ne è principale fautrice, una proposta di sostegno all'intera filiera. Ora, io credo che la promozione della lettura indirettamente sia un fondamentale sostegno alla filiera. È chiaro che nel momento in cui noi riuscissimo ad aumentare gli indici di lettura nel paese, che tra l'altro sono bassi in alcune zone del paese, perché per altre zone invece sono a livelli assolutamente europei, questo indirettamente arrecherebbe un enorme vantaggio nei confronti di tutta quanta la filiera. E riallacciandomi a quello che stava dicendo proprio adesso il direttore del CEPEL, io credo che questo non possa prodursi senza una fondamentale collaborazione tra pubblico e privato. Noi abbiamo un esempio di un progetto che secondo me è il più importante che in questo momento c'è in Italia, legato alla promozione del libro e della lettura, e non ho detto a caso promozione del libro e della lettura. Il progetto si chiama Io leggo perché, coinvolge 20.000 scuole italiane, vuol dire un terzo delle scuole italiane, 3 milioni di studenti, e ha portato nelle scuole italiane in questi 6 anni 2 milioni di libri. Ora, è molto semplice, credo che molti lo conoscano, è un progetto che è finalizzato a invogliare familiari e amici a comprare libri per arricchire la biblioteca scolastica, e contemporaneamente gli editori da parte loro donano una grossa quantità di libri alle scuole. Ecco, questa probabilmente potremmo definirla come promozione del libro, cioè i libri arrivano nelle scuole, finalmente ci sono tanti libri in più che arrivano nelle scuole italiane e cominciano a costituire quell'alveo di biblioteca scolastica, ma poi c'è bisogno dell'attività, cioè c'è bisogno del pubblico, c'è bisogno di entrare nelle scuole. Il Centro per il Libro, attraverso una serie di iniziative e di programmi, fa proprio questo, cioè promuove all'interno delle scuole le attività di educazione alla lettura. Non è finito però, perché chiaramente è vero che sono tanti i libri donati e potremmo dire che ci accontentiamo delle dimensioni enormi che il progetto ha avuto, ma il rischio è che poi dopo
quei libri arrivino nelle scuole dove c'è già un substrato di attività forte e vocato verso l'attività di promozione della lettura. Noi dobbiamo andare a lavorare invece dove questo substrato non c'è. Ed è per questo che da quest'anno abbiamo attivato un progetto che si chiama Più Libri, Io Leggo Perché Lab, proprio per andare a sperimentare attività a livello locale nelle parti più difficili del paese, per svolgere attività, non solamente portare dei libri. Sono due i progetti lanciati, uno è in Lombardia, nelle zone meno evolute della Lombardia, e sui nidi. Sui nidi per l'infanzia, che fino adesso non erano all'interno del progetto, con Fondazione Cariplo, per andare a lavorare in determinati territori meno avanzati, anche il territorio lombardo, più difficili, mettiamo così, territori delle scuole più difficili, negli asili nido più difficili, per andare a lavorare, ad insegnare agli insegnanti, a spiegare agli insegnanti dei nidi come poter fare un lavoro fin dalla prima infanzia per l'educazione alla lettura. Il secondo laboratorio l'abbiamo attivato in Calabria. A un minuto, sì, lo vedo perché ho il cronometro. In Calabria, con l'Università della Calabria, abbiamo individuato una serie di realtà locali che già sono attive sul territorio, dove, oltre alla consueta donazione dei libri, invece svolgeremo delle attività di promozione all'interno di quegli stessi territori. Quindi siamo partiti, diciamo, da un quantitativo a un qualitativo. Il tutto verrà in qualche modo, stiamo provando a capire con l'Università di Bologna, come riuscire a misurare i risultati di tutta questa attività. Ecco, secondo me è qui che dobbiamo sforzarci di lavorare anche con le istituzioni a livello locale. L'istituzione nazionale già c'è con noi, abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni locali perché dobbiamo andare a lavorare sui singoli territori. Grazie. Io chiederei a Tiberio Sarti, amministratore delegato UBIC Libreria, a questo punto il punto di vista del libraio. Sono stati sollevati alcuni punti, una curiosità in più, cioè anche per quanto riguarda il divario, no, di questo, della lettura tra nord e sud, ma anche, cioè, parliamo di un periodo del Covid in cui la lettura è aumentata, però anche molto forse il ruolo del digitale e le librerie si sono dovute dar da fare, quindi vorrei sentire l'esperienza del libraio, per così dire. Sì, dovrei magari dilungarmi un po' di più sul ruolo della libreria nella promozione della lettura, però è un aspetto su cui in molte sedi si sono già espressi autorevoli referenti, per cui non starò qui a sottolineare il fatto che la libreria è un presidio culturale del territorio, che è un touch point, è un luogo in cui si fa promozione della lettura, in cui si incontrano le giovani generazioni, in cui avvengono anche delle cose nuove, forse anche se debordo dal concetto più stretto di libro, ma qualcuno di voi avrà presente che esiste oggi un fenomeno manga che si è conquistato un 5% del mercato. Io dico che l'importante è che leggano, e qui abbiamo un fenomeno straordinario di ritorno di giovanissime generazioni in libreria, che comprano manga, comprano young adults, comprano fantasy, comprano anche poi a seguire tutta una serie di altri prodotti più o meno contigui. È la nostra grande occasione di refresh delle generazioni, della generazione che frequenta le librerie e che sta mostrando un po' la corta, lo vediamo anche dai dati di lettura. Detto questo, torno al tema della pandemia. Tenete conto che prima della pandemia il canale librerie nel mercato del libro pesava il 60%, dopo la pandemia il canale librerie è sceso al 50%, quindi ha perso 10 punti di incidenza, che è assolutamente uno sconquasso in termini non solo commerciali ma anche di assetto economico delle librerie. Fortunatamente l'azione di governo in quei mesi è stata, posso dire, azzeccata, ecco, perché di solito ci si lamenta, ma
Le librerie per 40 giorni sono rimaste chiuse al pubblico, quindi totalmente immobili, in balia degli eventi. Poi finalmente c'è stata una svolta che non ho sentito nominare, ma la vorrei sottolineare, cioè le librerie come negozio essenziale, no? Questo è stato un elemento fondamentale che ci ha permesso di riaprire. Un'altra cosa che non è stata nominata ma che è stata fondamentale è stato che proprio nel marzo del 2020 è passata una legge che ha portato lo sconto massimo praticabile nei circuiti retail al 5% dal 15% che era precedentemente. Questa riduzione di sconto ha avuto un effetto assolutamente vivifico per le librerie, perché è andata a correggere un dumping commerciale che stava favorendo i canali online e stava logorando le librerie. Nello stesso tempo questa legge ha anche ridistribuito valore all'interno della filiera tradizionale del libro, creando in realtà più valore per tutti. Oggi abbiamo delle librerie più solide, delle librerie che possono fare dei piccoli investimenti perché hanno effettivamente le spalle più larghe. Voi pensate che per una libreria che normalmente... Devo ricordarle che ha un minuto, mi spiace. Okay, diciamo che la sostanza sono riuscito ad esprimerla. Quindi sì, ma ancora cedo. Se vuole chiudere il suo pensiero, prego. E quindi chiudo sostanzialmente con un giudizio positivo dell'azione di governo di quei mesi, che effettivamente ci ha permesso di sostenere un urto assolutamente senza precedenti. Grazie. Mi lasci aggiungere che sì, accanto al Ministero dei Beni Culturali in questo momento, in questo periodo, abbiamo sentito molto vicino anche la Presidenza del Consiglio, perché è stato sottosegretario all'editoria e devo dire che indubbiamente la Presidenza del Consiglio ha fatto un lavoro eccezionale ed è anche parte dell'iniziativa che citavo prima, oltre al Ministero dell'Istruzione, oltre alla RAI, oltre a tantissime istituzioni. Grazie. Chiedo scusa. No, assolutamente. Io passerei la parola a Stefano Mauri, amministratore delegato del gruppo Mauri Spagnol, perché le librerie indipendenti, ne parlavamo, sono comunque un settore che si sta riducendo e che è in difficoltà, e questo ha a che fare anche con la qualità, perché comunque il libraio indipendente è chi ti consiglia, indipendentemente dalla diciamo casa editrice e tutto il resto, magari ha un rapporto con il territorio, insomma, e lei mi diceva, lo diceva al Salone del Libro per esempio di Torino, che bisognerebbe fare qualcosa di francese. In che senso? Adesso ci arrivo, prima volevo commentare quanto certo. Detto dagli autori precedenti. Beh, innanzitutto indubbiamente il libro è un investimento per un paese, lo scarso indice di lettura in Italia, che studio da 40 anni, è uno dei sintomi dell'arretratezza del paese, insieme allo scarso numero di laureati, al basso investimento in ricerca, tutti aspetti che fanno riferimento alla cultura. È quasi un miracolo se siamo dove siamo dal punto di vista del PIL, ma di fatto abbiamo investito poco in questo. Verissimo che, devo dirlo, da quando c'è il ministro Franceschini, il Ministero dei Beni Culturali pensa al libro non solo in termini di conservazione ma anche di sviluppo e sostegno alla domanda. Già iniziò col governo Renzi con l'App 18 che è stata provvidenziale, da quell'anno il mercato ha iniziato a crescere, e con l'equiparazione dell'IVA degli ebook a quella dei libri, l'inflazione dell'Europa che poi ci è venuta dietro. E poi tutti i colleghi, io sono il membro della Federazione Europea degli Editori per l'Italia, tutti i colleghi europei ci invidiano quella misura dei 30 milioni in momento di emergenza da investire acquistando i libri nel territorio. Ecco, quella è stata invidiatissima. Per quanto riguarda la legge sul prezzo del libro citata da Tiberio Sarti, dice solo metà della verità, perché l'altra metà è che si sta riducendo per effetto di quella legge lo spazio dedicato ai libri nella grande distribuzione, che in molti casi purtroppo era l'unico punto in cui si vendevano libri nei comuni più piccoli. Ecco, quindi ci sono i pro, sicuramente è stata calata in un momento provvidenziale in cui i librai avevano bisogno di più margine, poi ci sono i contro, Amazon è cresciuta e non è scesa,
gli spazi sul territorio dei libri si sono ridotti e le librerie indipendenti stanno ancora calando. Ora veniamo al punto di fare qualcosa di francese. Ci sono degli stanziamenti, il tax credit per le librerie indipendenti. Secondo me andrebbe affinata la destinazione di questi stanziamenti. Io non sono, so che la prima volta sono andati alle librerie che non avevano dipendenti, cioè le librerie minuscole dove la famiglia titolare, la proprietà, si occupava della vendita. Quello secondo me non è il modo giusto distribuire quei soldi. Bisognerebbe fare qualcosa di francese, vuol dire individuare dei criteri, per esempio la quantità. All'opposto, in Francia danno le sovvenzioni alle librerie di qualità e per essere di qualità deve avere un costo del personale superiore a tot, quindi deve investire in personale qualificato che venda i libri, no? Ecco, in Italia si potrebbe fare lo stesso per i libri indipendenti e per le librerie di catena, visto che in Italia sono di proprietà dei gruppi editoriali, suggerirei di mettere anche il criterio purché il prodotto autoctono, cioè il prodotto della casa editrice che è proprietaria delle librerie, non superi 1,5 volte il suo peso effettivo sul mercato. Ecco, così per, diciamo, estendere. Perché questo? Perché le librerie devono essere sempre di più dei centri di promozione culturale dove si lanciano i nuovi autori. Sono passati i miei 5 minuti. Ormai incuto timore con lo sguardo e deve concludere, sì. E con questo ho concluso. Grazie, vi ringrazio. E a questo punto io chiederei, ringraziamo appunto veramente per essere stati così rapidi e chiaramente se ci sono domande a questo punto avvicinatevi alla fine perché non ci sarà il tempo, perché abbiamo altri 5 ospiti che verranno adesso sul palco per la seconda parte di questo incontro e sono Mario Andreose, presidente della Nave di Teseo, e Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Sicilia, e Gabriella Zammataro, dirigente scolastico e coordinatrice della Festa del Libro di Zafferana Etnea, e last but not least Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Siciliana, e il sottosegretario Rocco Giuseppe Moles, sottosegretario all'informazione e all'editoria. Grazie. E anche qui 5 minuti a testa. Partirei subito da Mario Andreose, presidente della Nave di Teseo. Abbiamo accennato al tema della scuola e l'importanza della scuola prima e l'esperienza di Mario Andreose come presidente della Nave di Teseo, lui mi raccontava, è molto legata anche al gusto della lettura che si apprende a scuola. Grazie. Io vi offro la mia testimonianza che è in tema con quanto è stato precedentemente detto, ma partendo dalle origini, cioè come sono diventato un lettore forte. Questo è accaduto grazie alla frequentazione della scuola in due momenti precisi. Il primo alla scuola elementare e poi all'inizio del liceo in quarta ginnasio. Alla scuola elementare ho avuto la fortuna di vivere una consuetudine in cui la maestra 10 minuti prima dell'uscita dalla classe con la cartella già pronta impiegava 10 minuti per leggerci alcune pagine di un libro che accendevano l'attenzione e la commozione in certi casi di tutti i miei compagni e che ci dava un grande coinvolgimento. Ricordo ancora i due libri, cito fra i tanti che hanno avuto questo ruolo, Pel di carota di Jules Renard, che poi Sartre ha annoverato fra i fautori della nuova letteratura del Novecento, e Senza famiglia di Hector Malot. Erano tutte storie in cui i protagonisti erano dei ragazzi, bambini a volte di varie età, attraverso varie peripezie, talvolta con famiglie non propriamente gentili nei confronti del protagonista, che doveva sobbarcarsi una madre crudele, di fratelli che lo bullizzavano, e quindi tutto questo mi ha indotto a partire da un certo momento a chiedere a mia madre o a mia zia, dico per favore regalami quel libro là, perché invece di aspettare la rateizzazione della maestra preferisco, ho voglia di leggerlo. E quindi ho cominciato a collezionare libri nella scuola elementare.
E, oltre a questo, poi il secondo momento è stato, avendo io frequentato una scuola confessionale, a partire da un certo momento, in quarta ginnasio, precisamente i miei insegnanti di lettere, che erano dei frati, ci davano un elenco gratuitamente dei libri che non dovevamo assolutamente leggere, degli autori che non dovevamo assolutamente frequentare, a partire da D'Annunzio, ma poi si estendevano a Moravia, ma soprattutto anche alla letteratura straniera. E quindi io mi sono subito precipitato con l'elenco in mano di questi, per così dire, di questi suggerimenti in negativo alla Biblioteca Marciana di Venezia, dove abitavo, e mi leggevo Gide, mi leggevo Sartre, mi leggevo gli scrittori americani. Ecco quanto io devo alla scuola di essere diventato un lettore forte, al punto che poi ha trovato lavoro nel mondo dell'editoria. Grazie. E questa esperienza personale, secondo me, prendiamo l'applauso. È il punto di partenza perfetto per far intervenire due persone che sono qui sul palco e che lavorano proprio anche per questi progetti legati alla scuola, perché cioè, è tra la casa e la scuola in qualche modo che poi si impara quel gusto alla lettura, e di cui abbiamo parlato, appunto, c'è un problema di divario. Ecco, quindi volevo chiedere a Raffaele, tra nord e sud, dicevamo prima, e Raffaele Bonsignore, della Presidente della Fondazione Sicilia, volevo chiedere che iniziative state attuando per affrontare questa questione. Sì, grazie innanzitutto per avermi invitato a questo incontro. E io partirei dal titolo di Tau Book di quest'anno, La Verità, perché prima di vedere le iniziative della Fondazione, credo che sia utile partire da un dato. La nostra regione è una regione in cui vi è un alto tasso di povertà educativa, e quando in una regione il 22,4%, e quindi un dato vero, abbandona gli studi, ovviamente è una regione dove si legge poco. E allora io credo che istituzioni come la Fondazione Sicilia debbono investire sotto il profilo della politica, anche non soltanto in generale per superare questa povertà educativa, ma soprattutto per stimolare la lettura. E le iniziative, sarò sintetico, sono essenzialmente due della Fondazione. Una, insieme a tutte le fondazioni di origine bancaria nazionale, attraverso l'impresa con i bambini e quindi anche Fondazione con il Sud, dal 2016 ad oggi abbiamo raccolto 600 milioni, ne abbiamo già assegnati 300, con 384 progetti, coinvolgendo 500.000 ragazzi. E fra questi progetti, che mirano ovviamente a risolvere il problema della povertà educativa, vi è anche quello di stimolare alla lettura. Mi dispiace segnalare che in Sicilia, su questi 384 progetti, soltanto 30 sono stati i progetti in questi anni finanziati, perché non hanno partecipato, e soltanto 21 milioni sui 300 assegnati sono stati assegnati. Quindi c'è anche un problema della nostra Sicilia, delle nostre realtà locali che non partecipano a questi progetti. Però credo che sia assolutamente importante. Come Fondazione Sicilia, e lei penso che si riferiva a questa iniziativa, noi gestiamo dal 1975 un premio letterario internazionale, Mondello, insieme al Salone negli ultimi anni, al Salone Internazionale del Libro. Cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, e credo che sia un fatto che stimoli la lettura, e quindi mi ricollego all'intervento di prima, da bambino, grazie agli insegnanti, noi trasformiamo ogni anno da 150 a 200 studenti da 15 a 20 scuole della regione siciliana, li coinvolgiamo, nel senso che consegniamo i tre libri che la giuria individua, loro li leggono, li studiano, scrivono delle motivazioni e poi partecipano all'assegnazione del premio Mondello Giovani, ma soprattutto vengono premiate anche le migliori tre motivazioni. Quindi un coinvolgimento che vede coinvolte le scuole,
che vede coinvolti gli studenti, che leggono i libri e che partecipano a quella che è poi l'assegnazione di un premio con un incontro che vede i ragazzi insieme agli autori. Credo che queste siano iniziative che debbono essere diffuse, magari sono una goccia nell'oceano della povertà educativa, ma con ogni singola goccia ovviamente si crea un mare, e noi che siamo un'isola circondata dal mare sappiamo quanto è importante l'acqua e quanto effettivamente serve. Quindi ci sono tante verità, esco da Tau Book sapendo che non esiste la verità assoluta dagli incontri a cui ho assistito, e quindi sono convinto anche di questo, però molto si può fare e penso che la Fondazione Sicilia su questo è assolutamente impegnata. Grazie. Grazie. Ecco, un'altra goccia in questo mare, anche se sulla montagna, è quella di Gabriella Zammataro, coordinatrice della Festa del Libro di Zafferana, e volevo chiedere anche a lei di raccontarci la sua esperienza anche in relazione a quello che dicevano prima gli altri speaker. Sì, grazie. Intanto mi associo ai ringraziamenti per essere qui degli organizzatori, in particolare della presidente del Tau Bucco, Antonella Ferrara. Allora io parto intanto da un pensiero, due sono le parole. Una, l'importanza appunto del lettore e l'importanza della lettura. Perché il potere incantatore delle storie, la nascita e la creazione del pensiero narrativo di cui parla Brunner Vygotsky, la conoscenza attraverso appunto la lettura di cui parla Morin siano poi alla base proprio della crescita dell'individuo. L'esperienza della Festa del Libro di Zafferana è nata piccola goccia tantissimi anni fa, nel lontano 2001, e poi si è istituzionalizzata nel 2007. Credo da questo punto di vista anche la parola festa non è un festival, è una festa perché è tutto proprio centrato sul libro e sulla lettura. Sulla lettura come promozione del libro, del leggere, del viaggio nel mondo della conoscenza, ma anche nel mondo dell'immaginario. E ormai raccoglie da anni tutta una rete di scuole, oltre 21 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e quindi con una fascia compresa dai 3 ai 18 anni, compresa anche l'università, anche le accademie. Allora, cosa ha portato in questi anni? Allora, l'obiettivo di questo percorso del leggere del libro non è l'obiettivo solo dell'incontro con gli scrittori o con gli autori che partecipano poi alla Festa del Libro di Zafferana, beh, e quindi di tutto il territorio, perché sono scuole che appartengono al territorio di Catania, Cireale, anche di Siracusa, di Enna, con cui noi abbiamo appunto un legame. Ma è il percorso, un percorso che nasce a settembre, quando nelle scuole vengono indicati, vengono promosse le letture da fare, per cui succede che poi ad aprile, durante la festa, tutti i bambini o le bambine, i ragazzi e gli studenti incontrano anche 7-8 scrittori di cui hanno letto tutti i libri. Questo ha creato anche una filiera positiva nell'acquisto dei libri, proprio come si diceva poc'anzi, con le piccole librerie e con una grande collaborazione anche di tantissime, moltissime case editrici del territorio nazionale. Questo ha prodotto anche una serie di organizzazioni di mostra a livello nazionale, e quindi che poi noi abbiamo avuto proprio nel territorio, proprio a Zafferana, e quindi nel territorio siciliano. Allora, quello che io voglio dire è questo: un particolare, un grande aiuto, come si diceva poc'anzi, è stato dato da tutte le attività e le iniziative che sono state fatte e prodotte dal Centro per il Libro e per la Lettura. Però a volte cosa capita? Che un progetto arriva in una scuola in cui non c'è una preparazione adeguata, perché per promuovere la lettura, oltre a essere appassionati lettori, bisogna, come ha detto poc'anzi chi mi sta accanto, che ci sia un narratore, che ci sia una voce in grado di poter essere ascoltata, e un libro che porti i ragazzi, i bambini, gli studenti ad avere
uno stupore nei confronti della storia che viene raccontata. Allora bisogna puntare moltissimo sulla formazione. Noi non abbiamo una grande formazione a livello dei docenti. Lì nelle scuole dove si trova uno o due docenti che sono appassionati lettori, allora la promozione va veloce. Non abbiamo una conoscenza dell'editoria, delle case editrici che promuovono libri del settore ragazzi. Allora in questo io posso dire che ogni anno questa esperienza, che ormai coinvolge oltre 10.000 studenti del territorio catanese e nonno, ha veramente prodotto una sinergia anche con, ripeto, con le librerie, con le case editrici, ma proprio proprio con la lettura. Io credo, c'è una frase che ho sempre tenuto dentro di me: non esistiamo se non siamo narrati, come dicono i miti. Allora la conoscenza non è solo studio della storia, studio della lingua, la conoscenza è leggere per andare, per decostruire degli stereotipi e per andare verso l'altrove. Io mi auguro che questa promozione e la promozione della lettura possa, diciamo, inseguire e possa stimolare e raggiungere questi obiettivi. Volevo finire legandomi un attimo a lui dicendo: allora, nella costruzione di un modello pedagogico della lettura, per esempio, le scuole in rete cosa fanno? Ogni giorno si apre la lezione, non ha importanza se sono piccoli, grandi, di 4, di 5, 6 anni, con una lettura scelta certo dal docente, che può essere un romanzo, un libro di narrativa, di poesia. 10 minuti di lettura per iniziare la giornata. Grazie. Allora, ne è valsa la pena, credo, perché abbiamo sentito proprio voci anche molto diverse che parlano di questo tema che sta a cuore chiaramente a tutti i presenti. E a questo punto siamo fortunati perché abbiamo il vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao e poi il sottosegretario Moles, a cui in quest'ordine chiederei di intervenire. In particolare, Gaetano Armao, vorrei chiederle, la regione siciliana per prima forse ha prodotto una legge che vede il libro come oggetto di investimento anziché come spesa corrente. Questo da un punto di vista filosofico ovviamente, ma anche da un punto di vista pratico, perché è più facile, cioè più, diciamo, facile sì forse accedere a questi fondi come, anziché come spesa corrente. E vorrei chiederle di raccontarci questo e anche di commentare su quello che ha sentito finora. Questa mattinata in riflessione sul libro non può che essere una fucina di idee, di raccordi tra sensibilità diverse. Ci sono imprenditori della storia del libro, alti dirigenti dello Stato e della Regione, ci sono amministratori pubblici, imprenditori culturali, autori, librai, e c'è il mondo del libro, che è un mondo molto articolato, come bene si diceva poc'anzi, è una filiera, utilizzando una espressione tipica di altri settori economici magari meno nobili ma altrettanto importanti, e però in qualche modo attraendo il libro nel mondo dell'economia, quindi confutando quella famosa frase famigerata frase che non appartiene al nostro amico Tremonti, che non l'ha mai detta ma gli è stata attribuita, che con la cultura non si mangia. Invece è invece per il contrario, perché la cultura alimenta la vita e alimenta le persone, nel senso che, anzi, a differenza di altre produzioni, riesce a dare alimento all'anima, ma anche a sostenere e a mantenere le persone. È giusto che sia così. Noi ci siamo posti il premio del libro come un tema strategico, il tema della cultura come un tema strategico, di sviluppo strategico della Sicilia, piattaforma geostrategica sul Mediterraneo, cerniera, non frontiera, diceva la nostra amica Antonella ieri, e proprio per questo è chiaro che la cultura diventa l'elemento essenziale per queste dinamiche di interlocuzione mediterranea, in quel mare di mezzo, come lo chiamava Norwich, di un mare
di mezzo tra due realtà unite, sostanzialmente, tra due realtà con grandissime interazioni storiche, culturali e anche tra popoli, non solo sedimentate ma in divenire. Il libro in qualche modo è un rapporto, vado veloce, in un rapporto col digitale, straordinariamente importante. Come ha chiamato l'industria del digitale, dell'informatica, il computer portatile? Notebook, book, quindi evocare il book. Oggi io ho uno dei telefoni più moderni, grazie alla mia compagna che me l'ha regalato, che è come se fosse un piccolo libro. Questo perché il mondo dell'informatica ci avvicina attraverso il libro, cioè utilizza il linguaggio, tra virgolette, anche fisico del libro, perché vuol dire che c'è un bisogno del libro nella persona. E quindi questa idea di accompagnare anche l'architettura informatica al libro, a mio avviso, è un elemento importante che dobbiamo valutare, perché vuol dire che l'industria coglie un bisogno e traduce una struttura informatica come fosse un libro, ecco perché tanti si chiamano notebook o altro. Perché allora investire nel libro, investire attraverso il libro? Noi abbiamo stanziato 15 milioni di euro per l'editoria, 10 milioni lo scorso anno e 5 quest'anno di risorse europee convertite Covid, che hanno dato ossigeno a compendio di quelle statali non sostitutive, altri 5 milioni di euro per le edicole e per i distributori, perché era giusto che in un momento difficile anche le edicole e i distributori avessero un sostegno, e in più interventi fino a 2 milioni per gli editori di libri. Quindi un intervento finanziario volto a affrontare la crisi e a preparare l'innovazione e a preparare il futuro, perché il dato vero è che comunque con questi aggeggi dobbiamo avere a che fare. Il libro dovrà inevitabilmente confrontarsi con questi supporti. E poi, concludo, il tema dell'inquadramento della spesa del libro. Mi sono accorto, e qui mi ricollego a quello che diceva la dottoressa Passarelli sul tema del tax credit, e che è molto importante, mi sono accorto, trafficando tra questioni di bilancio, perché faccio l'assessore all'economia della Sicilia, sono al mio ottavo bilancio, e quindi mi sono accorto che spesso, troppo spesso, le spese per libri sono spese correnti, indicate tra le spese correnti, e come tali insufficienti, perché nelle spese correnti ci sono gli stipendi alla pubblica amministrazione, la quotidianità, la luce, il telefono, quello che è la vita di ogni giorno dell'amministrazione. Mentre invece sappiamo bene che le spese per investimenti sono molto più capienti. Una definizione brevissima di investimento: gli investimenti sono l'insieme delle spese in conto capitale che lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni finalizzano a incrementare lo stock di capitale fisico, tecnologico, possiamo dire culturale, a disposizione del territorio e del sistema produttivo. Quindi l'idea di far passare l'acquisto per libri da spesa corrente a spesa per investimento, che non costa niente, ci ha consentito di essere provocatori nei confronti del sistema della contabilità pubblica, dicendo che è impensabile che un listello di parquet sia investimento e un libro oggi, a meno che non compri un libro antico, o fai una biblioteca complessivamente, cioè realizzi una biblioteca, a meno che non fai questa scelta, il libro è spesa corrente. Quindi già su questo abbiamo fatto un passo in avanti, e concludo col tax credit. Un'altra provocazione, approfitto, perché sul tax credit si può fare moltissimo, e il Ministero dei Beni Culturali, e mi permetto di dirlo al mio amico Dario Franceschini, con il quale siamo cresciuti insieme a Ferrara, e hanno fatto passi da gigante in questo senso. Però c'è il tema del tax credit esterno, per esempio. Nel cinema il tax credit esterno, che a un certo punto ha dato grande spinta, è stato cancellato. A mio avviso, insieme al tax credit interno, cioè quello riservato agli operatori del settore, va riconosciuto anche per il libro il tax credit esterno. Noi come regione proveremo a farlo, lancio l'idea qui, anche perché non ci dobbiamo fermare a quello che si è detto, perché a mio avviso ci sono imprenditori che possono trovare conveniente investire nel libro, come tanti imprenditori seri, in gamba e lungimiranti hanno investito in Taobook e nella visione di Antonella Ferrara. Grazie. Grazie. Sottosegretario, visto che ha preso appunti,
E allora vorrei chiederle, anche in base a tutti gli interventi fatti finora, di darci un'idea sia di quello che secondo lei è stato fatto, ma soprattutto di quello che si può fare anche cogliendo gli spunti che sono stati dati in questa mattinata. Quindi io le strappo 2 minuti in più rispetto al previsto, anche a rischio di essere fustigato sulla pubblica piazza. Se dovessi raccogliere tutte le sollecitazioni che sono state fatte in questo incontro, staremmo qui per ore. Fatemi dire una serie di cose. Io mi ero preparato mentalmente una serie di cose che avrei voluto dire, della serie noi come governo abbiamo fatto questo, questo e questo, non lo faccio. Allora, in realtà la mia delega è sottosegretario alla Presidenza con delega all'editoria e alla informazione, quindi io in teoria non c'entrerei nulla qui. Però io sono felice, onorato del fatto che Antonella mi abbia voluto invitare. Perché? Perché evidentemente rappresentando qui l'intero governo, e dirò perché sottolineo l'intero governo, abbiamo voluto dare un segnale del fatto che l'intero governo evidentemente considera la cultura in generale come un bene primario, come, io dico sempre, un interesse nazionale. E la cultura è fatta da tanti aspetti. Dico questo perché mi ricollego intanto sia al presidente della nave di Teseo sia alla dirigente, perché ho chiesto il permesso di potermi agganciare, vero Presidente? Lui ha citato la sua maestra delle scuole elementari. Allora, quando io ho rifinanziato e aumentato anche la dotazione finanziaria per il bando per le scuole italiane, cioè quello che consente di rimborsare fino al 95% abbonamenti per l'acquisto di giornali o riviste, orgogliosamente, soprattutto quando ho raddoppiato la dotazione, sono tornato a casa e ho raccontato a mia mamma, che ha 85 anni e che è una maestra elementare in pensione, orgogliosamente di questa misura. E lei mi ha guardato e mi ha detto: e pensi di aver inventato una cosa sensazionale? Io lo facevo 45 anni fa con le quinte elementari. Una volta alla settimana leggevamo insieme un quotidiano diverso o una rivista diversa. Questo per dire che le esperienze personali sono importanti, ma il nostro sistema non è un sistema a compartimenti stagni. Tutto deve essere utile per sostenere e rilanciare qualsiasi settore, a maggior ragione un settore che non si mangia, ma fa mangiare. Quando il Presidente faceva riferimento alle gocce, Taobuk è a tutto titolo una delle importantissime gocce di un sistema di, evidentemente, di sostegno alla lettura, al mondo dei libri, al mondo della cultura. Lo abbiamo visto anche in questi giorni, quindi ancora grazie. Però, e qui vado alla provocazione, altrimenti ci annoiamo, me lo sono scritto, non si può leggere un libro o un giornale se non c'è chi lo scrive, se non c'è chi lo produce, se non c'è chi lo stampa, se non c'è chi lo distribuisce. È stato accennato, io ho sostenuto violentemente, con grande piacere, per esempio la campagna Io leggo perché, perché ritengo che sia uno strumento fondamentale. Rimanderemo in onda di nuovo gli spot su Io leggo perché, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio. Ecco perché ritengo che possa essere una bella idea condividere un premio della Presidenza del Consiglio al Taobuk prossimamente. Ma sono tutti elementi che devono in qualche modo cercare di dare un sostegno. Però aggiungo un'altra cosa: se non ci sono gli scrittori, se non ci sono i giornalisti, se non ci sono gli editori, non scompare soltanto, che ne so, una
seriazione numerica, una partita IVA. Scompare tutto ciò che è stato fatto da quella persona, dalla sua famiglia, dai suoi dipendenti, da chi con passione ha investito in una libreria, in una casa editrice, su un autore, magari giovane. Perché dicevo testimonianza dell'intero governo? Perché evidentemente su questi temi c'è una coincidenza e una consonanza di idee e di linea che raramente io in altre situazioni ho trovato. Faccio un esempio. Una parte importante della direttiva copyright che è stata finalmente approvata nel nostro paese riguarda... No, non mi guardi così, tanto lei lo sa, il politico appena prende no, un microfono però, parla... No, però le dico, lei ha due minuti, due a differenza minuti. È solo perché c'è un altro panel, vedo gli altri colleghi che aspettano, solo per questo. La direttiva copyright nasce certamente da una parte di recepimento che dovevo fare io, su cui avevo una competenza esclusiva, ma con la collaborazione del ministro Franceschini, con la collaborazione di altri ministeri. E noi abbiamo dato al nostro sistema Italia finalmente il giusto e necessario compenso a chi scrive, che sia autore di libro, di giornale, e quindi agli editori, agli autori, ai giornalisti. Concludo. Anche noi abbiamo sostenuto le edicole allo stesso modo di quello che è stato fatto per le librerie, perché anche in quel caso erano e sono e saranno presidio, in alcuni casi anche di legalità, presidio culturale. È concluso. Noi abbiamo fortemente spinto su una che è gli elementi credo fondamentali per il settore che io rappresento in questo momento, che è il credito sulla carta, credito su imposta sulla carta, che è un problema, e noi in finanziaria abbiamo messo 120 milioni per quanto riguarda il mio settore. La stessa cosa si sta facendo anche da parte del Ministero della Cultura, perché purtroppo, ecco perché dicevo non si può leggere se non c'è quello, perché purtroppo l'aumento esponenziale assurdo della carta degli ultimi mesi fa correre il rischio che piccole librerie e quindi piccoli editori, piccole case editrici e tutto ciò che ne deriva rischiano di scomparire. Faccio un esempio banalissimo: gli editori che pubblicano i testi scolastici per le scuole e che quindi evidentemente hanno già avuto, in base alle indicazioni delle scuole, quelli che saranno i testi scolastici, ma se non saranno in grado di produrli perché non sono in grado di sostenere il costo della carta, e allora sarà un grosso problema. Concludo. Un interesse generale da sostenere e tutelare in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, perché non basta acquistare un libro o un giornale, bisogna avere anche di nuovo la passione di tornare a leggerlo. Grazie. Grazie sottosegretario, grazie a tutti i partecipanti anche nella prima parte che vedo tra il pubblico, e passiamo la parola ai nostri colleghi scusandoci per il ritardo. Grazie ad Antonella Ferrara che vedo in prima fila, che ci ha ascoltato fino alla fine. Grazie.